In realtà ci ho pensato un po' dopo aver visto l'ultimo servizio, perché sono stato a lungo indeciso fra l'incazzatura e la compassione di fronte a quello che avevo visto e anche un po' la paura di diventare anche io un giorno così. Poi ho capito che se uno inghiotte sta roba qua non vale più la pena di seguire il motociclismo da professionista, di lavorare per il motociclismo, di far parte di qualcuno che lo racconta. Non gratis, perché nessuno deve lavorare gratis, ma con un minimo di equidistanza, di onestà, insomma, ecco, di dignità. Il servizio che è andato in onda su Sky, prima dell'ultima gara, è veramente il riassunto dichiarato e sfacciato di 20 anni di giornalismo orgogliosamente schierato e di parte, cioè con la volontà di essere schierati di parte. Tutto veramente elevato all'ennesima potenza, cioè il riassunto scritto e firmato di un comportamento così. Perché il testo, che poi, no, che precede il video, che accompagna il video sul sito, sono bravi tutti a esaltare i piloti quando vanno bene, inizio. E già, soprattutto voi. Però dipende dai piloti, che qualcuno viene esaltato e qualcuno no, anzi, qualcuno viene continuamente bersagliato da anni, scatenandosi sui social, che è quello che fate voi regolarmente. Dimenticando in fretta non solo il rispetto e la riconoscenza che merita Valentino, dice il testo, ma soprattutto il contributo che ha dato a questo sport. Quindi, in base a questi meriti innegabili, perché Valentino è un gigante e non serve nessuno per dirlo, non si può però dire che va male. Cioè, voi che contributo volete che venga riconosciuto a Rossi? Quello che ha dato a questo sport o quello che ha dato direttamente a voi con il circo che avete messo su e che sperate che vi dia fino all'ultimo giorno possibile. Che riconoscimento volete? Che riconoscenza? Adesso invece, continua il testo, è il momento di sostenere Rossi. Nonostante il complicato inizio di stagione, è un'occasione da cogliere per essere originali e essere grati. È una chiamata alle armi questa, cioè la stampa non fa più la stampa che racconta quello che succede, che analizza, che spiega. La stampa fa il fan club di un pilota, il fan club dichiarato e ufficiale di un pilota, cioè fa il partner, ci dice quali occasioni cogliere, quali non cogliere, e anche perché, per essere originali ed essere grati. Cioè io devo tifare qualcuno e soprattutto devo tifare quello che mi dici tu, per essere grato, per gratitudine e poi per essere originale. Cioè, il tifo si esprime in base all'originalità. Non posso più tifare la Juve, la Roma, l'Inter. Devo tifare l'Albino Leffe, l'Accavese, non lo so in questo caso. Devo essere diverso. Cioè, prima dovevo tifare Valentino perché lo tifavano tutti, perché era il campione della gente. Adesso per il motivo opposto. Qualunque cosa succeda, io devo tifare chi mi dici tu. Non serviva essere originali prima, adesso però. Adesso bisogna essere originali e tifare Valentino. Bisogna comunque tifare Rossi, e io se io volessi essere originale tifando, che ne so, Savadori, Petrucci, Lecuona, non potrei. No, perché mi dite voi chi devo tifare e perché. Cioè abbiamo l'indottrinamento. Boh. Ma il servizio inizia così, che è importante sentirlo. Cioè. Vi sembrerà strano, ma su Valentino Rossi per tre Gran Premi non abbiamo detto nulla e siamo stati ad ascoltare, tra bar e social, uno scatenamento imbarazzante. Fra cui il vostro, un post ogni 40 minuti su Rossi, negli ultimi anni, sui social, cercando di difendere l'indifendibile, raccontando assurdità e cercando di comunicare, cosa che fate da anni, un Rossi vincente che non esiste più, da oltre un decennio. Non si vince una gara da 4 anni, non si fa un podio da un anno, si può dire? Ci raccontate che insegue il 200° podio, ma non ci raccontate che non riesce a stare nei 15. Non vi vergognate, non vi rileggete prima di pubblicare questa roba. Non avete detto nulla, ma con che coraggio? Siete stati ad ascoltare, cavolo, siete addirittura stati ad ascoltare quelli che vi pagano gli abbonamenti. Bravi, dei magnanimi. È imbarazzante lo scatenamento, ma voi contro Vignales, contro Lorenzo, contro Biaggi, il vostro scatenamento non ve lo ricordate? Non eravate voi?
Siete sempre gli stessi che emigrate da un canale all'altro da 25 anni e vi abbiamo in mezzo ai maroni mille volte riciclati. O c'è un complotto o sei tu che non vai, ha detto qualcuno a uno che non faceva podio da tre gare. Forse dovresti guardare le gare dalla tribuna, gli ha detto un'altra. Adesso invece quello faceva ottavo, eh? Non si può nemmeno dire a uno di 42 anni che arriva dopo la safety car e che forse sarebbe bene si ritirasse. Quindi esiste la libertà di commento? No, dobbiamo solo pagare la televisione e stare zitti. Dobbiamo pagare, tifare chi dite voi e stare zitti. Quando bruciavano i manichini e dicevano Marquez boia, Lorenzo la sua troia, non era imbarazzante. Lì si minimizzava, vero? Si deve ritirare, porta via il posto ai giovani, fa tristezza, è ridicolo, che la smetta, cose così, con una fretta demolitiva molto contemporanea, ma che fa pugni con tre concetti per niente astratti: il rispetto per le scelte altrui, la gratitudine per quello che Valentino ha fatto, la capacità di stare vicini a uno sportivo che è in difficoltà, ma che ha dato a questo sport più anima di chiunque altro. Quindi 11 anni per un mondiale, 4 anni per una gara, farlo notare è fretta demolitiva. Non è contemporanea questa fretta, l'avete inventata voi 20 anni fa a partire da Biaggi. Vediamoli i concetti astratti con cui fa a pugni. Il rispetto per le scelte altrui, quindi uno decide di non ritirarsi e io tifoso faccio notare che sono 4 anni che non vince una gara e che le altre Yamaha invece le gare le vincono. Uno che parte 17esimo, ne cadono 4 e arriva allo stesso 17esimo. Uno che non vince un mondiale da 11 anni e che invece vendete da 11 anni, perché vi fate pagare, come contendente immaginario al titolo. Il titolo di vicecampione, il titolo di primo degli italiani, il titolo di primo della Yamaha, il titolo di campione della gente, e il titolo di primo classificato fra quelli con i capelli biondi ricci. Facendo notare queste cose viene meno la gratitudine. Qual è la differenza? La gratitudine non ha niente a che fare con la verità e la lettura dei dati. Gli sportivi danno tutti l'anima, però gli sportivi si misurano con i risultati, altrimenti si chiama charity, beneficenza, da parte loro e nostra. E giornalisticamente diventa un reality con il televoto, che poi è il giornalismo che state facendo voi. Secondo me non fate giornalismo, fate reality show. Non siete telecronisti, siete vocalist, animatori di villaggi vacanze. Questa è la verità. Sono capaci tutti di idolatrare quando le cose vanno bene. Soprattutto voi che idolatrate un pilota da 20 anni e da anni vivete nel più plateale conflitto di interesse che si possa immaginare con lo Sky Racing Team e tutto il resto. E non provate a trattenervi nemmeno un po'. Questa è la verità. Provare a stappare questo guaio, comunque vada, è una sfida certo meno eclatante delle altre, ma per Valentino altrettanto significativa. Noi siamo con lui, però nel frattempo possiamo far notare come sta andando? Avete 1000 rubriche che misurano 1000 cose. I gradi di inclinazione delle moto, l'usura degli pneumatici, fate processi a tutti e noi non possiamo leggere le classifiche. Cioè uno fa una volta sesto, parte male e gli fate l'analisi, però noi non possiamo analizzare niente. Certo, se aspettiamo le pagelle che fate voi, che vi siete ridotti a dare i voti ai team per non darli ai piloti, o che giudicate Marquez senza voto dopo che torna da 8 mesi di stop e rifila 9 posizioni al vostro, certo se ci possiamo scatenare, sì. Se voi faceste il vostro lavoro, i tifosi non dovrebbero fare questo lavoro qui. È quella che ha scelto stavolta, poi si vedrà, capirà, dirà. Ha accettato il posto in un team clienti cedendo il proprio senza proteste. No, veramente è stato cacciato per mancanza di risultati. Chiunque altro sarebbe stato cacciato molto prima. E in Petronas, scusatemi, ma è la dura verità, è stato parcheggiato per vendere magliette, cappellini e motoreplica. Non ci prendiamo in giro. A me dispiace, però è la realtà. Come sono reali le classifiche, i tempi sul giro e i cronometri. Che proteste avreste voluto che facesse? Anche proteste?
È già troppo che è arrivato quindicesimo e ha la moto ufficiale, mentre il suo compagno di squadra, che poi è un suo protetto, ha una moto di 2 anni fa. Io non lo so se questa roba è normale. Lavora per sé e per i suoi amici più freschi. Il Tregare Store non ha mai cercato scuse, anzi, vi sfidiamo a trovarne. A parte che i GP storti cominciano ad essere una cinquantina, non gli serve trovare una scusa a Valentino, per 2 motivi. Prima di tutto perché un campione non deve trovare scuse. Fa quello che deve fare e viene giudicato. Ma il motivo principale è che a voi che da anni fate l'ufficio giustificazioni, andando ben oltre il comico e il ridicolo, l'anteriore, il posteriore, l'altezza, il peso, non è lui che va piano, sono gli altri che vanno veloce, dimenticando una cosa importante, che ha una Yamaha ufficiale e che le Yamaha ufficiali da anni vincono le gare. Si può dire che prende gli schiaffi da una Yamaha 2019 o non si può dire. Voi non lo dite mai, lo dicono gli altri. Non vi rendete conto che queste reazioni dei tifosi le avete create voi facendo l'informazione di regime che fate. Ve ne lamentate anche, siete colpevoli delle proteste che ci sono, che sono molto più violente per il fatto che voi non fate notare queste cose. Dopo un po' la gente si stufa. Quando gli dicono che ruba il posto ai giovani, non si scomoda nemmeno a spiegare l'evidenza, perché i giovani semmai li porta avanti. In MotoGP ora ce ne sono tre, Bagnaia, Morbidelli e Marini, che magari senza di lui non sarebbero qui. A parte che a Marini è stato comprato il posto ed è stato chiuso un team in Moto3 per farlo, altrimenti nessuno gli avrebbe dato una moto. Io credevo che fosse un business, non mi pare che sia beneficenza, quindi sembra che, con tutto il rispetto per l'attività di Valentino, non si arrivi in MotoGP senza di lui. E allora Savadori, Petrucci, Bastianini cosa sono? Svizzeri. Quindi noi dobbiamo far finta di non vedere i risultati sportivi di un pilota, perché questo pilota porta dei giovani in MotoGP. Ma quindi che senso ha? Cioè, qual è il nesso fra le due cose? Cioè, allora quindi diamo una sella a Pernat che da anni porta italiani in MotoGP. Non lo so, io questa cosa non l'ho capita. Spiegatemela. Sostenere Rossi adesso che è difficile, è un'occasione da cogliere, magari per essere originali, ma soprattutto per essere grati. È un'occasione da cogliere per certa stampa per continuare a fare lo stile di vita che fa, nonostante le capacità che ha, diciamocelo. Serve il vitalizio del marketing editoriale, sportivo, eccetera. Io posso anche capire che uno decida di essere grato ad uno che gli dà un benessere, una situazione favorevole, però non si può pretenderlo anche dal pubblico che paga. Cioè, io questa cosa non la capisco. Davvero non vi ricordate chi è? Oppure davvero volete solo comodamente ricordare chi era? Davvero lo scaricate proprio adesso? Cioè, ma stiamo parlando di giornalismo, di libertà, di tifo, di apprezzamento, di partecipazione, oppure di tifoseria occulta retribuita con tessera. Cioè, cosa siamo qui? Giornalisti o uffici stampa? Siamo gruppi ultras organizzati a pagamento o cosa? Cosa siamo? Telecronisti, cronisti o vocalist? Cosa siamo? Analisti di gare con lo Sky Sport Supertech Bim Bum Bam, oppure siamo animatori di villaggi turistici che fanno le scenette per anziani e famiglioli e convincerli ad arrivare a giornata. Cioè, ci rendiamo conto che ogni giorno viene alzata l'asticella dell'ufficio propaganda di un pilota, di chi gli sta intorno? Cioè, io questa cosa, cioè, esiste la consapevolezza di questo, perché se non esiste è grave, ma se esiste è ancora più grave. E se la difficoltà fosse solo banalmente tecnica, sua e del suo team, e l'età non c'entrasse nulla? E sti cazzi? Cioè, ci avete fatto 2 cocomeri giganti dicendoci che nonostante l'età se la gioca ancora con i migliori e adesso la difficoltà diventa tecnica del team. Cioè, l'anno scorso era sua nell'altro team, quest'altro l'altro team va come una bomba e persino nel suo team una moto vecchia gli dà la paga, e
e non si può dire. Quindi se l'età non c'entra, perché ci viene ricordata ogni 5 minuti? Cioè, se le difficoltà invece fosse la vostra, che visto il motociclismo che avete costruito, fatto di fessacchiotterie, gridolini, di buoni e cattivi, complotti, biscotti, non è che magari senza Rossi non riuscite ad arrivare a fine giornata, non è che magari è questo il problema, che l'audience che è stata costruita è fatta di spettatori di reality e non di spettatori di motociclismo, non è che forse è stato fatto un investimento su un pubblico non appassionato di moto ma di altre cose, così chiedo. La città delle considerazioni di quelle guarda, allora questa la faccio anche risentire. Allora, questa cosa è interessante, eh? Banalmente tecnica, sua e del suo team, e l'età non c'entrasse nulla? Lasciate le considerazioni, quelle piccole, a chi fino a qui non lo ha capito e non lo capirà mai. La passione per le moto ha una faccia molto riconoscibile. Un semplice grazie costa davvero poco e non serve altro. Cioè, la passione per le moto ha una faccia molto riconoscibile, soltanto quella di un pilota. Quindi noi qui siamo, un semplice grazie costa poco, non serve altro. Quindi noi qui siamo all'elemosina del tifo, siamo all'elemosina della comprensione. Quindi si passa da fare i giornalisti a fare quelli davanti ai supermercati che chiedono la firma e la mancia. Quindi dal ruolo di giornalisti al ruolo di ONG, tipo Save the Children, quando chiede un contributo per i bambini in difficoltà. Ma vi rendete conto che siete una TV a pagamento, ma non solo, anche una stampa piena di pubblicità che fa accattonaggio mediatico nel pieno di un mega conflitto di interessi che va avanti da anni e non sta più in piedi, perché fino a che funzionava un senso ce l'aveva, ma adesso è indifendibile. Cioè ci viene detto come ragionare, chi ringraziare, perché, cosa capire, chi tifare, perché, ma perché? Per mantenervi? E se invece si parlasse di motociclismo? La verità è che è troppo tardi e che quello che avete costruito è caduto addosso, e adesso molti si devono trovare un lavoro vero. Scusate, eh?